Salve a tutti raga, ben entrati qui da Mr. Watti. Oggi, come promesso, con Retro Gamers continuiamo la serie su Asterix, con Asterix e Obelix su Super Nintendo, che è quello più famoso rispetto al precedente. E forse vi starete chiedendo, ma perché lo stai giocando su Super Nintendo quando è uscito su DOS persino in versione italiana? Beh, perché in realtà nella versione DOS, per qualche strana ragione, mancano gli effetti audio dei colpi, che secondo me sono molto importanti. La cosa interessante delle opzioni, a parte la difficoltà, possiamo scegliere se interpretare Obelix o Asterix, l'altro giocatore di conseguenza farà l'altro personaggio per forza, che sia CPU o umano. Rasenta veramente il picchio dello scorrimento sempre di più, perché qua si mena che è un piacere proprio. Io non ho mai capito sta fissa. Solo per i giochi europei pare che si colpisce con cerchio, non si sa perché, non con quadrato. E qui, tra l'altro, a differenza del precedente Asterix, come vedete, è anche stato livellato, no, il gioco. Come vedete ci sono più livelli in cui si può andare avanti. Così, per cambiare un po', ho scelto Obelix. Come vedete, spero che vi piaccia questa scelta, che effettivamente apporta delle migliorie significative, secondo me, al capitolo precedente. E qua, oh, adesso fa la bella serie di Super Mario, come si deve. No, però giustamente stai indietro, non può toccarlo. Ditemi qua sotto se ce l'avevate, se preferivate il gioco di Asterix. Però anche questo non c'è male, devo dire. A volte si blocca in un frame che non ho capito, con la bocca spalancata. Tra l'altro notare anche che i romani proprio atterrano le spalle, proprio fatto benissimo. Voi direte, vabbè, chissà che palle, sarà tutto così. No, non è tutto così, è solo un livello fatto così. Eccoci qua, adesso vedrete, sarà tutto un altro gioco adesso. E c'è poi tutta la storia, perché è anche basata sui fumetti di Asterix e Obelix. E arriviamo così, questo sarebbe l'atto 1, quindi prima è l'atto 0 a quanto pare. E praticamente qua possiamo fare le stesse cose di prima, però bisogna stare attenti, perché se non si salta bene su ste pietre si rimane bloccati e quindi è game over automaticamente. Opla! Il pugno non ho capito a cosa mi serve, perché se le pietre mi beccano mi uccidono comunque. Dai! Porca miseria, io lo sapevo. Salta, ti dico, salta. Mocio è in pieno... Cosa? Si era buggato lì? Eccoci. Tra l'altro abbiamo un upgrade, perché se vi ricordate nel primo gioco di Asterix si bloccava al tempo e basta. Almeno qua si scrivono pause. Voilà, e si spacca tutto, E c'è una prova che ho pochissima vita! Tutte mi hanno preso, tutte. Opla! Colpo di schiena, abbiamo un po' di vita. Salve, ormai le animazioni queste le conosciamo, però in qualche modo sono state ancora migliorate, nonostante sia la stessa console. Però ricordiamo la differenza. Il primo Asterix, tecnicamente, è nato sul NES. Questo è nato qua, su Super Nintendo, quindi chiaramente ha sicuramente delle migliorie, questo è scontato. Oh là là! Ma quando ho pochissima vita, altre pietre. Pure i pesci adesso sono un ostacolo. Dai, ma pure i pesci devono colpirlo, ma dai! Non è credibile questa cosa, non è proprio credibile. E ovviamente non c'è il checkpoint. Quindi in realtà non è un boss questo, è solo un nemico più forte. E mi frusta malissimo. Ah no, non mi fa proprio passare. Voilà. Basta solo avere un po' di pazienza e lo si fa. Però non so se qua sono messo bene. Ma perché i pesci su Obelix? Me lo dovete spiegare. Che cavolicchia c'entrano? Certo. Guarda come spawnano perfettamente per colpirmi. Questo gioco però c'è un problema, perché quando mette tanti umani uno dietro l'altro, praticamente succede in questo modo. Questo gioco però sembra un po' indeciso, perché ti mette un po' di umani in ordine consecutivo, però se tu attacchi, dopo un po' riesce comunque l'ultimo della fila a farti l'attacco. Se non attacchi, ti colpisce lo stesso. Posso fare due cose, non è che... Oh, attenzione! Finisce il livello! Il po', attenzione! Sempre ovviamente con poca vita, perché... Ah, proprio all'ultimo! Ah, ok. Se no è impossibile. Forse con Obelix mi sono complicato il livello, quindi... Che Asterix sarebbe stato leggero. No! No, i piccioni, no! Chi è che ride? Ma un altro boss, ma non c'ho la vita! E mi butto semplicemente delle pietre. Almeno si respawna full vita, ecco, almeno questo. Vi invito veramente a provarlo se non avete ancora fatto, perché non è facile. Beh certo, il piccione viaggiatore. Dai, non è possibile, trovi che tirare i cazzotti, ma dai. Non so se deve evitarli. Ecco, forse è meglio, sì. Mamma mia, mai più. Aspetta che arrivo. Voilà. È forte quanto quello di prima. Ce la fo. E certo. Dai, non mi colpite. Guarda come si destreggia. Fortissimissimo. Messo. Gentilissimi. Sti piccioni. Oh, finalmente un po' di energia. No. Cavolo. No, dai. Quindi proviamo ad andare a sinistra a sto punto.
No, ma perché salti in basso, maledetto? Ma io lo sapevo. Siamo a posto, siamo di nuovo qua. Va bene. Un pochino di danno ci vuole, sempre. Che rischio, che rischio. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Nemici più improbabili per Obelix. Non è possibile questa cosa. Catapulta! E la catapulta? Eccolo. Ma mi pareva che si spaccasse. Un altro piccolo boss che mi lancia le pietre. Ovvio. Se non dovesse andare di là, ma di qua? Ma ce n'è sempre uno! Al terzo colpo muore, a quanto pare. Madò, finisci il livello, dai! A posto? Niente, non è. No, è finito il livello! Incredibile, pro player, signori, quando sembrava tutto finito. Questo è proprio il livello della difficoltà giusta, un po' impegnativo, ma non troppo. Ditemi qua sotto, quindi, se ce l'avevate, o addirittura l'atto 2. Vi ricordo che questa è l'iscrizione a fogonis.com, il mio profilo attivo per scrivere storie, il mio secondo canale per Massimo, il mio canale What If Fantasy, dove ci sono i vecchi dimenticati, e sul canale Viola, dove siamo in live quasi tutti i giorni, e Udemy, dove ci sono i tutorial e i siti per i videogiochi. Vi ringrazio come sempre per la visione, e ciao, Mr. Watti.